Ciao a tutti! Oggi vi faccio vedere un progettino un po' particolare, nel senso che ho fatto un piccolo sondaggio su Instagram per vedere se vi poteva interessare imparare a fare uno scialle colorato a righe e ferraille. Allora, in realtà non è proprio un tutorial, è più una videoricetta. Perché vi faccio vedere alcuni metodi di lavorazione sugli scialli in modo tale che voi possiate metterli insieme e creare quello che più vi aggrada. E io qui ho fatto già un inizio di questo scialle che intendo portare avanti proprio per fare vedere le diverse tecniche di lavorazione che si può fare direttamente con la doppia lavorazione con due colori. In questo caso io sto utilizzando un bel color. Un rosso fragola, tendenzialmente, non so se in telecamera si vede così, e sto utilizzando un rosa baby che da solo non mi diceva niente, mescolato con questo colore qua mi piace molto e sto facendo appunto uno scialle per l'inverno. Sono tutte e due di lana merino. Sono degli avanzi, quindi ho deciso di metterli insieme per far fuori un pochettino le mie scorte. Questo è un buon modo per riutilizzare appunto i nostri gomitoli in avanzo e creare qualcosa di utile. Allora, vi farò rivedere come si inizia la lavorazione, in questo caso top down perché partiamo dall'alto, la lavorazione dell'inizio del nostro scialle. Io qui ho preparato già due colori in contrasto, in modo tale che si vedano bene, quindi ci serviranno due gomitoli di colore contrastante, un ferro circolare, inizialmente vi servirà anche uno piccolo, anche da 60 va bene, però più crescerà il vostro scialle, avete visto che già questo qui è già stretto, e arriverete addirittura, se lo fate grande, ad aver bisogno di un 100, di un 150. Si può lavorare anche con i ferri dritti, sì, il problema è la larghezza, nel senso che all'inizio ci riuscite, dopo avete necessità per forza di avere i cavi perché è veramente grosso. E poi vi serviranno 4 marker, 3, dove è finito il quarto? Vabbè, da qualche parte. Non è importante che siano di colore diverso, quello che avete in casa, possono anche andare bene 4 fili di cotone e una forbice. Intanto vi faccio vedere velocemente come l'ho creato io intanto perché poi voi le potete alternare, però. Allora, io ho iniziato con una base di un colore e poi sono partita subito facendo le mie righe. Io ho fatto già un tutorial su come lavorare a righe, ve lo metto nella i perché è importante avere una base per lavorare questo scialle, cioè dovete avere fondamentalmente tre conoscenze, quindi non è importante che siate esperte, ma è l'importante che abbiate. Primo, la conoscenza del dritto e del rovescio, perché è fondamentale, qui si lavora solo dritto e rovescio, ma bisogna saperlo fare. Due, una buona tensione del filato perché stiamo lavorando con due colori e devono essere uguali perché c'è anche una lavorazione in ferraille che è banale, semplicissima, però la tensione deve essere fatta bene. E appunto il terzo, la terza cosa, appunto, appunto la conoscenza della lavorazione con i due colori, perché senza di questo io adesso ve li spiego i passaggi, però andiamo molto più veloci. Bene, partiamo così vi faccio vedere i diversi step per poter creare il nostro scialle mille righe. Eccoci qua. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è montare 12 maglie che saranno la nostra base per avviare il nostro scialle, per intenderci, è la partenza qui. Io sono partita con il colore più chiaro, che è il nostro grigio, e quindi ho montato 12 maglie. Mi avvicino i miei 4 marcatori perché mi serviranno per fare i miei aumenti, fare in modo di fare gli aumenti senza starci troppo a pensare. Allora, lavoro due maglie a diritto. Metto un marker
Lavoro 3 maglie a diritto. Metto un altro marker. Lavoro 2 maglie a diritto. Metto un altro marker. Lavoro 3 maglie a diritto. Metto un altro marker. Mi avanzano 2 maglie, le lavoro a diritto. Allora, che cosa abbiamo fatto per capire il lavoro? È molto banale. Allora, se io ho 12 maglie, devo avere 2 maglie di inizio giro che mi permettano di fare l'aumento dei laterali. Poi ho 3 maglie che mi permettono di fare la lavorazione centrale. Per intenderci, queste sono le maglie di inizio giro. Vedete che rimangono costanti e permettono al nostro scialle di aumentare. Queste sono le maglie centrali che al momento sono 3, poi ovviamente aumenteranno. Ci sono 2 maglie centrali che sono queste che rimangono costanti. Queste qua centrali, vedete che si forma una V. E poi si a specchio si ripete la sequenza, 3 maglie, quindi 3 di qua e 3 di qua, più le 2 maglie di fine giro che permettono di allargare il nostro scialle. Ovviamente non l'ho precisato perché si vede, stiamo facendo uno scialle triangolare, quindi molto base, non ho ancora fatto altri tipi di scialle, diciamo che sto seguendo un percorso. Allora, fatta questa lavorazione, non so se vi siete accorti, fondamentalmente questo scialle è proprio semplice semplice perché è lavorato tutto a diritto, tranne nelle parti a ferrail. Questa è l'unica concessione che sto permettendo a questo scialle per alternare, per fare la lavorazione, perché sennò non si vedrebbe questo effetto. La lavorazione fatta tutta dritta nel ferrail viene in questa maniera, ma la vedremo. Quindi adesso il secondo ferro noi lo faremo sempre lavorando a diritto e cominciando a fare gli aumenti. In questo scialle gli aumenti verranno fatti in tutti i ferri, non un ferro sì, un ferro no, oppure sul dritto del lavoro, ma in tutti i ferri. Quindi lavoro 2 dritti. Passo il mio marker perché le 2 maglie iniziali, le 2 maglie centrali e le 2 maglie finali devono rimanere fissi. Gli aumenti si fanno negli intervalli, quindi faccio un gettato, lavoro a diritto fino al marker, quindi lavorate sempre in questa maniera, dicendo che non contate più le maglie, ma lavorate a diritto fino al marker, quindi un gettato all'inizio giro. Lavoro a diritto fino al marker, un gettato, passo il marcapunto, lavoro 2 diritti, che questi rimangono fissi, passo il marker, questi sono, non ci sono mai aumenti all'interno di questi due, faccio un gettato perché facciamo specularmente quello che abbiamo fatto dall'altra parte, lavoro a diritto fino al marcapunto. Faccio un gettato e passo il mio marker e infine lavoro a diritto le mie 2 maglie. Ok, adesso che ho creato una base per il mio lavoro, che ovviamente è tutta a diritto, posso mettere il mio secondo colore. E come si fa? Come abbiamo fatto per la lavorazione a righe, non cambia nulla. La lavorazione a righe in uno scialle triangolare ci permette di portarci dietro il filo senza tagliare mai il colore. Lo vedete? Poi uno può fare un bordo, perché comunque, però sta bene lo stesso. Questo è importante perché se si continua a cambiare colore nella lavorazione di uno scialle, soprattutto con righine in questa maniera qua, non finite più di nasconderle, cioè è veramente massacrante come. Quindi è meglio imparare la tecnica di portarsi dietro i fili.
Allora, lasciate scorrere il vostro filo. Portate i vostri ferri vicini. Prendete il vostro colore di contrasto. Perché adesso, senza, mi raccomando, non lavorare la codina di inizio giro, andremo a lavorare il nostro primo giro con il colore contrastante. Quindi entreremo nel nostro punto, attenzione che è un po' largo, e praticamente andremo a lavorare, passando una maglia sopra, il nostro diritto in maniera consueta. Tirate un po' sotto. Piano piano passate la seconda maglia, stringete adesso in questo modo in modo tale che i vostri fili si sono assicurati perché non abbiamo fatto nodi. Qui vi ricordate che per ogni ferro bisogna fare gli aumenti, faccio un gettato, lavoro il gettato del ferro precedente e lo lavoro a diritto e vado avanti fino al mio marker. Quindi vedete che in fretta stiamo aumentando tutti i nostri il nostro piccolo scialle. Faccio un gettato, passo il marker, i due centrali ovviamente non cambiano mai. Comunque questi scialli io li ho già fatti, ne trovate sul mio canale. Metto sulla I l'altro scialle che ho fatto ultimamente. Passo il mio gettato perché ho lavorato già i miei due marker centrali. Lavoro fino al marker. Non sto facendo stacchi perché così almeno lo vedete bene. Faccio gettato e infine passo il mio marcapunto e lascio i miei due punti lavorandoli con il mio viola. Allora, adesso vi ritrovate in questa situazione. Avete di qui il viola e di qui il nostro grigio. Devo completare tutto il giro per poter cambiare colore e tornare sul grigio. Quindi giro il mio lavoro. E lavoro tranquillamente un diritto con i nostri aumenti, non preoccupandomi assolutamente del mio grigio. Quindi lavoro le mie due maglie a diritto. Scusate, passo il marker, lavoro un gettato e lavoro a diritto fino al marker. Faccio un gettato, passo il marker, lavoro i due diritti. Questi, anche se lavorate poi il ferail, quindi con i rovesci, lavorerete sempre a diritto. Passo il mio gettato, passo il marker gettato e lavoro a diritto fino al marker successivo. Ormai avete capito come funziona, molto semplice. Eccoci qua. Attenzione che i fili sono più larghi, ma non ci preoccupiamo. Faccio il mio gettato, passo il marker, qui è molto più largo, ma adesso lo stringiamo, passo. Qui è larghissimo, ma noi lo stringeremo. Passo. Eccolo qua, e lo stringiamo. Allora, guardate che carino il nostro scialle che sta cominciando a prendere forma. Io ho fatto una base abbastanza larga. L'ho fatto perché vi permetterà di avere un'apertura più ampia rispetto a questo. Questo qui rimarrà un pochettino più stretto. Con questo avrete un'apertura un pochettino più ampia perché se mettete il ferrail ho notato che è meglio. Ovviamente voi potete fare una proporzione e farlo anche più corto, eh. Ovviamente l'importante è che ci siano le stesse maglie di qua che di qua. Allora, adesso ci ritroviamo con, attenzione,
ai gavetti di inizio giro perché quelli vi potrebbero confondere. Quello che dovete guardare è di avere i vostri due fili del gomitolo. Teneteli separati in modo tale che non vi diano fastidio. Eccoli qua. Io adesso devo tornare a lavorare con il mio grigio, quindi devo alternare. Quindi che cosa faccio? Non mi preoccupo assolutamente. Invece che prendere il mio viola, prenderò il mio grigio. Lavorando si incrocerà e quindi già per definizione sarà ripreso nel filato e andrò a lavorare il mio diritto. Passo il mio marker, faccio il gettato, quindi lavoriamo come abbiamo imparato, lavoro a diritto fino al marker. Ovviamente avete notato che si stanno formando dei buchetti perché lavorando i gettati, come aumento, si formano dei forellini. Se voi non volete avere i forellini, come vi ho spiegato altre volte, potete fare o gli aumenti intercalari oppure il dritto davanti e dietro. Ecco il nostro piccolo baby scialle che prende forma. Io lo trovo veramente molto carino. Vedete che la forma comincia ad essere quella triangolare. Vedete che il vostro centro rimane sempre uguale e che ai nostri lati ci sono i gettati che stiamo creando piano piano per fare i nostri aumenti. Non vi ho parlato del numero dei ferri perché ovviamente dipende dal filato che utilizzerete, quindi questo voi vi dovete regolare. Fate un campione, non deve essere né troppo largo e né troppo stretto, quindi deve essere una lavorazione con una buona tensione. Fate proprio dei test, vedete che questo è stato pensato per questo filato perché meno male non è né troppo molle ma non è neanche troppo rigido. Allora, adesso proviamo a fare la lavorazione ferrile. Allora, non vi nascondo che è un po' più complicata, però si fa. Allora, per la lavorazione ferrile intendo adesso quella che contempla il rovescio, ok? Quindi lavoreremo una maglia di un colore e una maglia di un altro colore e verrà questa specie di, perché qui ho fatto due ferri, anzi tre ferri ho fatto, vedete? E poi ho fatto una colonna soltanto di un altro colore per dare questo effetto che sembrano tante piccole righe. Quindi dovete dargli un po' di contrasto. Il ferrile necessita di un disegno, cioè nel senso, quindi io ho creato che ho fatto tre righe con una riga sì, una riga no, con il colore contrastante e poi una riga di un unico colore, ovviamente quello più chiaro, perché appunto metteva in risalto quello più scuro. E la base è quella da fare in questa maniera in modo tale che si veda. Allora, adesso noi abbiamo la lavorazione del viola, ma non ci importa, noi possiamo iniziare col viola o col grigio, tanto dobbiamo fare un punto viola e un punto grigio, quindi è indifferente. Quindi lavoriamo con il nostro viola un diritto, con il nostro grigio, quindi scusate, questo ce l'avete qua. Lavorate l'altro punto. I fili si incroceranno dietro. Allora, voi non vi dovete mai dimenticare che anche se state lavorando ferrile, dovete fare gli aumenti. Quindi, adesso in questo momento noi abbiamo lavorato col grigio, faccio l'aumento con il mio viola. Però non è una regola scritta perché noi aumenteremo sempre le maglie, quindi vi potrete ritrovare a fare un aumento anche con l'altro colore. Allora, quindi qui lavoro il mio grigio, stringete, lavoro il mio viola, lavoro il mio grigio, lavoro il mio e come vi ho fatto vedere anche nel video su il lavorare direttamente con la mano destra, no? Qui abbiamo sbagliato. Due, abbiamo fatto due. Sono confusa io. Le alternate in modo tale da
andare a lavorare un punto sì e vedete, ci vediamo alla fine del giro, mi raccomando gli aumenti. Sto finendo il giro, quindi ho fatto il mio gettato e adesso faccio il mio ultimo lavorato con il grigio, quindi devo lavorare con il viola. Ecco qua. Quindi abbiamo lavorato un punto sì e un punto no con i nostri colori. Allora, adesso sono sul rovescio del lavoro e ho entrambi i fili. Vedete la differenza tra prima che lavoravamo a righe. Qui ce li ho tutti e due. Quindi è come se io dovessi fare il secondo giro. Non è più devo finire il giro perché ho il filo dall'altra parte. Qui devo, cioè volendo potrei cambiare lavorazione. Ovviamente non cambio lavorazione, vado indietro. Questo è il retro, vedete che il retro è pulito. Lo vedete che i fili si sono scambiati e quindi sono incrociati. Quando lavorate ferrile non incrociate più di 3 maglie perché sennò vi viene troppo lungo e poi nella lavorazione, a parte che il lavoro non è pulito, ma rischiate che vi saltino i punti dietro. Quindi 3, massimo, a me è capitato 4 maglie, poi dovete incrociare il lavoro. Allora, adesso quindi continuiamo. Allora, nella mia testa, se io ho un viola, lavoro un viola. Però voi potete assolutamente farli alternati, fate quello che volete. Cioè, veramente la lavorazione ferrile è bella perché proprio ti permette... Ah, scusate. Cosa che non vi ho detto, i gomitoli si praticamente legheranno tra di loro. C'è chi consiglia di metterli in una busta di plastica, c'è chi consiglia, vabbè, scegliete il metodo che più vi è comodo. Di certo io davanti alla telecamera non sono comoda, però voglio farvi vedere la vita reale, cioè su quello che succede poi quando lavorate. Quindi io tendenzialmente tendo a metterli, mi metto sul divano, li metto uno da una parte e uno dall'altra, così almeno tendo a separarli, però poi regolatevi voi. Allora, quindi io ho il mio viola e lavoro il viola. Qui mi vuole il grigio e lavoro grigio. Passo il mio marker, che ovviamente, scusate, ma è stato inglobato. Quando vi succede così, che il marker viene perché è piccolino, tiratelo fuori e lavoratelo. Adesso faccio il mio gettato. Siccome io ho ovviamente un viola da lavorare qua, passo con il mio grigio. Ovviamente ho un gettato qui, quindi ci passerò sopra. E praticamente cosa sto facendo? Sto ripetendo la serie che ho fatto precedentemente, lavorando i colori come mi si presentano. Quindi potete anche prestare meno attenzione perché avete direttamente, cioè prima dovevate stare attenti a fare alternare i due colori. Qui, se fate come se fossero in colonna, dovete esattamente fare il colore che vi si presenta davanti. Quindi è facile, se mi vuole il viola, non posso che sbagliare viola. Se invece volete alternare, se avete il grigio, mettete il viola. Importante che incrociate i fili dietro, no? Questo si è preso il filo, ok. Allora, quello che vi voglio far vedere è che io adesso sto lavorando a diritto. Quindi la lavorazione ferrile non è questa, ma è questa qui. Guardate come cambia. Se io invece che inserire il rovescio nel retro del lavoro inserisco il dritto, la lavorazione viene come con una specie di, non so
sono delle piccole onde molto simpatiche, mi piacciono molto, però non è questa lavorazione. Sono sempre due punti, qui ne ho messo tre forse, però vabbè, per fare il contrasto. Però, se notate, la lavorazione è differente, eppure sono state usate la stessa tecnica. Io vado avanti, la lavorazione è la medesima, però se notate qui sul dritto del lavoro già cominciano a vedersi le onde. Eccolo qua. Gliene faremo poi solo una perché sennò il video si fa troppo lungo. Adesso finisco il ferro e poi andremo a lavorare il giro ferrail per poter fare invece il rovescio e vedere come cambia la lavorazione.